Parliamo ancora di Barengo Maggiora con il migliore in campo del Barengo, Simone Tacca. Commento su questa vittoria inaspettata sotto certi punti di vista, ma sicuramente meritata. Ma diciamo che è inaspettata per chi stava all'esterno della nostra squadra, perché noi comunque da quando abbiamo finito il girone d'andata che aspettavamo questa partita, non questa partita perché era il Maggiora che è primo in classifica, ma questa partita perché volevamo rifarci, volevamo dimostrare che non siamo una squadra da 5 punti, e quindi per noi non era inaspettata. Noi all'inizio della partita sapevamo che oggi avremmo giocato per vincere, poi il calcio, la palla è rotonda, puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, ma noi avevamo l'unico obiettivo di portare a casa la partita e giocando da squadra, uniti e compatti, ce l'abbiamo fatta. Qual è stato il problema del girone d'andata, secondo te, del Barengo, che ha portato alla delusione di questo girone? Il girone d'andata ci sono stati tanti problemi, soprattutto secondo me a livello caratteriale. All'inizio magari sono state messe troppe pressioni su una squadra comunque giovane, con poca gente che aveva esperienza appunto in campionato, e quindi abbiamo pagato un po' questa cosa. Adesso nella pausa abbiamo cercato di toglierci di dosso tutte queste pressioni, abbiamo detto siamo in terza categoria, non siamo i migliori, non siamo i più scarsi, dobbiamo dimostrarlo, e oggi ce l'abbiamo fatta. È tardi secondo te per avere qualche obiettivo di classifica? Ma io penso che è vero che tu dici in terza categoria l'unico obiettivo è il playoff, perché non puoi retrocedere, però nel gioco del calcio come nella vita ti devi sempre dare degli obiettivi, e quindi il nostro obiettivo sarà ogni domenica andare a prendere la squadra che abbiamo davanti. Adesso oggi abbiamo fatto 3 punti, la classifica ci dice male perché quella davanti è ancora, se non sbaglio, a 4 o 5 punti. Però pian piano la settimana prossima cercheremo di fare altri 3 punti e quando riusciremo ad agganciare il treno, se ci riusciremo, vedremo dove possiamo arrivare. Grazie mille Simone.